signore e signori, buonasera. Ci troviamo nella splendida cornice del Rescio da Vittorio, in special modo nell'American Bar del Rescio da Vittorio, dove stasera proporremo la ricetta del 50. Il 50 è il cocktail che ho inventato, che abbiamo inventato per il 50° anniversario del ristorante da Vittorio, che si festeggia quest'anno. Precisamente la data esatta è stata il 6 aprile. Partiamo con gli ingredienti. Utilizzeremo della mela verde e della valtellina per preparare questo cocktail molto fresco, perché poi metteremo delle bacche di cardamomo, della cannella, del lime, dell'agave nectar, dello sciroppo di agave nectar, quindi della melassa di agave che darà appunto quella dolcezza, del rum giamaicano, del Appleton Rum. Utilizzeremo un mixing glass in cui metteremo dei cubi di ghiaccio. Io utilizzo questo cubettone grande, ma si può utilizzare benissimo anche il ghiaccio normale, basta che il cubetto sia pieno e asciutto. Qualche bacca di cardamomo, 4 o 5 bacche possono passare, cannella, una stecca, si spezza in modo che poi, amalgamandola con la mela e il rum, lascerà fuoriuscire le sue essenze, mezzo lime spremuto anche in modo molto grossolano senza dover usare lo spremiagrumi, darà la parte acida della ricetta. Questa è la mela verde che utilizzo direttamente dalla Valtellina, consorzio della Valtellina. Metteremo all'incirca 8 cl di mela verde, di succo di mela verde. Un 1,5 cl di agave nectar. Appleton Jamaica Rum, 4-5 cl. Io generalmente non faccio dei cocktail molto alcolici, ma tendo sempre ad avere un giusto grado di alcolicità perché vengono più risaltati gli altri ingredienti e si può bere con più tranquillità senza dover passare dei brutti momenti dopo. Un paio di gocce di un bitter speciale al cardamomo e poi passeremo a mescolare ed amalgamare tutti gli ingredienti. Il cardamomo è intenso, si sente molto bene, si mescola molto bene con la mela verde. Mescolo un attimo in più perché l'agave nectar è un po' più chiaroso, diciamo così, e quindi fa più fatica a sciogliersi. Come guarnizione possiamo lasciare la stecca di cannella che spezziamo e lasciamo sulla superficie del ghiaccio. Metterò della polvere d'oro. Buon anniversario!